Valgono sostanzialmente sul terreno della legittimità politica, a mio avviso non funzionano, perché se le regole del gioco non vengono un minimo condivise e sono imposte da uno solo, è evidente che poi gli altri non si riconoscono e la legittimità delle nostre istituzioni, che è così già debole, rischia davvero di arrivare ai minimi termini ed è uno scenario pericoloso. Cosa si aspetta da Perché Mattarella? Pericoloso? Ci va. Cosa può fare adesso? Credo che la questione va affrontata sul terreno della politica, non tirando prima del tempo dovuto il Presidente della Repubblica nella discussione. C'è il terreno della politica, della discussione parlamentare, e noi su quel terreno dobbiamo riaprire la discussione. Basta con le forzature che abbiamo visto in questi giorni. Quanto è difficile tenere uniti diversi segmenti di sinistra come PD e SEL dopo che per esempio qualcuno si è anche menato in aula? Quanto è difficile per voi creare un modello anche qui in Italia, non solo il modello che voi adesso state appoggiando? Mauro, faccio l'incidente in aula è stato un momento di, come dire, di caduta di nervi in una lutta molto lunga, quindi i diretti interessati si sono stretti immediatamente dopo la mano, quindi non lo metterei tra i fattori indicativi dei rapporti tra noi e SL che rimangono positivi. È difficile nel momento in cui il Partito Democratico intende spostarsi su altre direzioni. Alcuni di noi ritengono che invece il rapporto con il centro-sinistra vada ricostruito. Abbiamo fatto un passaggio importante nell'elezione di Mattarella, in cui tutto il centro-sinistra e anche oltre il centro-sinistra si è ritrovato. A mio avviso dobbiamo rimanere su questo terreno di confronto e di incontro. Governiamo insieme in tante amministrazioni territoriali, governiamo bene e non possiamo accettare uno spostamento del PD che definisca una cesura, uno strappo con un pezzo importante del centro-sinistra e della sinistra. Qui a manifestare per Tsipras siete voi più che il resto del PD ed è proprio un modello che sembra diverso da quello che il PD sta portando avanti. Ma guardi, qua siamo a manifestare certamente per la Grecia, ma la Grecia ha un valore generale, quindi siamo a manifestare anche per l'Italia, perché la Grecia ha vissuto in forma più acuta, ha preso una dose maggiore di medicine che hanno aggravato la malattia. Noi ne stiamo prendendo, per fortuna non in quella quantità, ma quindi Grecia ha un problema. Ma non avete intenzione di servirvi da farmacisti diversi, voi della sinistra del PD e il resto del governo? Assolutamente, ma questo è una necessità per tutta l'Eurozona, perché senza cambiare medicina, oltre che farmacista, dobbiamo cambiare la medicina oltre che farmacista, l'Eurozona va a sbattere, va al naufragio, quindi è una necessità comune. Il nostro obiettivo è dare consapevolezza che il cambiamento di rotta è un'esigenza comune, non è un'esigenza solo della Grecia, è un'esigenza comune. La minoranza del PD oggi in piazza insieme a Tsipras è un sono prove di dialogo queste con la minoranza, con sono prove di un'altra sì, cioè nel senso si creerà a breve un contenitore della sinistra. Si continua un lavoro, come sapete, di insieme che va avanti da tanto tempo. Abbiamo fatto Italia Bene Comune insieme, quindi non è un'improvvisazione. Qualche settimana fa eravamo a Human Factor a Milano, siamo in partiti diversi e il nostro obiettivo è di creare un rapporto stretto non solo con altri pezzi dei partiti di sinistra, SEL in particolare, ma anche con le realtà di movimento, di volontariato, le rappresentanze economiche e sociali che sono qua in piazza. Costruire un campo non vuol dire mettere insieme pezzi di ceto politico, è un'operazione più ambiziosa che ha una dimensione culturale, una dimensione sociale e una dimensione poi politica. Ma siete alla ricerca di un leader alternativo? Ma guarda, questa cosa dei leader, siamo in una fase di costruzione di un progetto politico che purtroppo è molto più complicato che trovare una figurina da mettere sui manifesti. La piazza non è priva di sintesi, hanno appena detto molla Renzi in parecchi.
Non è la prima volta, credo che invece il Partito Democratico, al di là, non finisce nelle aule parlamentari il Partito Democratico, ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne con i quali credo di essere in sintonia, ancora in sintonia. È difficile stare dentro e fuori. Ma come si fa a creare un campo comune se poi il Parlamento, se l'PD si litigano? Ma ripeto, è stato un incidente frutto di un momento di nervosismo, dopodiché differenze ci sono, è evidente, ho sottolineato non partecipando al voto ieri l'errore politico grave compiuto dal Presidente del Consiglio che vuole andare avanti da solo sul terreno delle riforme costituzionali, dobbiamo correggere l'errore. Secondo lei Renzi sta tirando la corda per andare al voto? Non lo so, sicuramente sta tirando la corda in una direzione che ferisce la nostra Costituzione. Grazie.